Ciao, sono Marco Baroni, sono cofondatore di Titanca e sono il creatore del metodo professionale di vendita camere. Oggi voglio parlarti di una regola veramente importante, la regola che io chiamo la regola della vicinanza. Tantissimi albergatori pensano che un cliente è cliente soltanto nel momento in cui sta soggiornando in struttura. Non c'è nulla di più sbagliato. Il cliente è cliente sempre, è cliente prima di soggiornare in struttura, quindi quando ti ha semplicemente mandato una richiesta di informazione o ti ha telefonato, lo è chiaramente durante il soggiorno, quindi quando sta godendo la sua vacanza all'interno della tua struttura. E lo è dopo, una volta che ha pagato il conto ed è partito. Per fare questo dobbiamo essere sempre vicini al nostro cliente e abbracciarlo in tutte le fasi della prenotazione. Ti faccio un esempio: quando sono in giro per l'Italia, faccio alcuni speech e parlo del nostro metodo professionale di vendita camere, un tema sul quale punto veramente grandissima attenzione è quella di creare un flusso comunicativo con i clienti che possano accompagnare il tuo cliente target durante tutte le fasi della prenotazione. Questo flusso di comunicazione che devi adottare assolutamente è un flusso comunicativo di almeno 10, 15, anche 20 mail che possono letteralmente prendere per mano il tuo cliente target e accompagnarlo in tutte le fasi della prenotazione. Se ci pensiamo bene, quando un cliente ti manda un'email o ti telefona, quello che sta facendo ti sta chiedendo fiducia. Quello che tu devi fare allo stesso tempo è accompagnarlo verso la tua struttura e verso la prenotazione. Se lui volesse semplicemente prenotare quando ti chiama e quando ti scrive, potrebbe farlo direttamente tramite il Booking Engine del tuo sito internet oppure tramite booking.com. Al contrario, se ti sta scrivendo, si sta telefonando, il suo è una vera e propria richiesta d'aiuto. Per poter essere di aiuto al tuo cliente devi essergli vicino, accade un po' come nella vita reale. Per essere vicino al tuo cliente devi comunicare con lui con un flusso continuo di mail, di contatti, di comunicazioni utili per il proprio target che possono accompagnarlo, che possono creare sinergia, che possono creare fiducia e possono portarlo a prenotare. Quando racconto questo, tantissimi clienti mi dicono: "Ehi Marco, ma io non voglio mandare tutte queste mail", poi i clienti si scocciano. Bene, non c'è nulla di più sbagliato. Nella guerra della vendita camere, ricorda che chi più è vicino al cliente, più porterà a casa la prenotazione. Tra te e il cliente ci sono tutti i tuoi competitor che allo stesso tempo potrebbero fare la stessa cosa. Prova a pensarci: nessuno manda una mail di richiesta e informazioni, arriva un preventivo e poi prenota direttamente. La cosa migliore sarebbe poi mandare un'email di recall, sapere se tutto è a posto e ancora allo stesso tempo chiamarlo. Questo perché? Perché la vendita, la vera vendita, è uno sport di contatto. Non puoi sperare di mandare un preventivo e far sì che il cliente prenoti direttamente. Diversamente l'avrebbe fatto su booking.com, l'abbiamo detto anche prima. Quindi utilizziamo tutti gli strumenti che sono a nostra disposizione per essere il più vicino possibile al nostro cliente target e convincerlo a prenotare da noi piuttosto che dal tuo competitor, piuttosto che non fare nulla. Gli strumenti che hai a tua disposizione sono sicuramente Facebook, quindi postare contenuti inerenti al target che possono accompagnarlo durante la transizione tra la richiesta di informazioni e la prenotazione, utilizzare il mail marketing, quindi fare delle mail dirette e personalizzate per quel cliente in modo che lo accompagnino alla prenotazione e ancora utilizzare anche il remarketing di Google per ricordare al cliente che il suo soggiorno a breve partirà o per far sì che possa contattarti se ancora non l'abbia fatto. Ricordate che nel marketing esiste una regola fondamentale che è la regola della vicinanza. Più sei vicino al cliente, più sarà proiettata per prenotare da te anno dopo anno e volta dopo volta. Ricordi che per vincere la guerra delle prenotazioni devi essere più vicino al tuo cliente target di quanto non lo sia il tuo competitor. Ciao!